la gente soffre davvero. Qui è la prigione, ci serve aiuto. Gli Edeniti stanno cercando di entrare. Chiunque sia nelle vicinanze, venga ad aiutarci, presto! Indietro, uomo a terra! Mi serve un medico! Si è inceppata! Novellino! Mi servono più munizioni! Ci hai proprio salvato la pellaccia. Ormai attaccano queste mura da giorni. Non mollano. Ho davvero pestato un alveare. Pronti con i furgoni! Cazzo! Medico! Ascolta, mi servi su quel muro. Salgo, copritemi. Ricevuto. Guardate. Mi sto muovendo. Non lo vedo. Ok, ti stai Sono muovendo. Vado di qua. Non può essere. Ehi, salve. Dì le tue preghiere. Forza,
prigione di Hope County. Mi muovo! Copritemi! Rogers, c'è un soldatore da qualche parte. Lo stavo usando Footy. Datti una mossa. Tu vieni con me. Raccogli qualche rottame. Se devi prendere la porta di qualche cella, fallo. Muoversi, non abbiamo tempo! Qualche problema? No. Gli Edeniti scalavano il muro, ma li abbiamo presi. Porta. Ho visto di peggio. Se la caverà. Fai pressione. Un anno fa sarei dovuto andare in pensione, ma avevo paura di annoiarmi. Ci presenterai o staremo qui come la cazzo di tappezzeria? Niente parolacce. Oh, fanculo, Virgil, non oggi. Te l'ho già detto, una mente volgare è segno di... Non stai indossando la spilla. No, non ce l'ho. Voglio un rapporto sulle perdite. Ma siamo i Cougars? No, non lo siamo. Senti, io indosso la mia spilla. Lo sceriffo indossa la spilla. Questo tizio... Chiedo scusa, ma chi è? Lui è un mio vice. Credevo li avessero rapiti tutti. Non proprio tutti. E pare che stia dando del filo da torcere all'Eden's Gate. Ah, ottimo. Spero che tu faccia la tua parte. Non c'è spazio per gli scropponi. Tracy ti tratterà meglio quando ti conoscerà. Ma ha davvero ragione. C'è un sacco di lavoro da fare. Prova a chiedere in giro. È bello riaverti qui. Ok, bene. Piacere di vederti. È una bella fatica doversi difendere dall'assedio di Fate 24 ore su 24. Se non ci dà una mano qualcuno dall'esterno... Vice, non sono affari miei, ma dovresti chiedere informazioni a Virgil o agli altri. Fate ha fatto compiere il pellegrinaggio ai miei. Sulle ginocchia, flagellandosi. Virgil sta usando... Te lo dico in tutta onestà. Non pensavo che ti avrei rivisto. Dopo lo schianto, mi ricordo solo la nebbia. Poi ho camminato in un campo. Poi ho visto lei. L'hai vista anche tu, vero novellino? Qualunque cosa dica, qualunque cosa prometta, è una bugia. Stalle alla larga o finirai come Burke. Il Gaudio ti fa dimenticare. Ti fa sentire libero. Vuoi soltanto stare lì dentro per sempre. Ma non è reale. È tutto falso. Se non mi avessero trovato Virgil e Tracy, sarei ancora lì, a nuotare... in un mare di Gaudio, prigioniero della mia mente. Mi hanno salvato la vita quei due. Quei Cougars sono brava gente, ma sono appesi a un filo. Hanno bisogno di noi. Nessun altro può aiutarli. Ultima cosa. Avevamo un dottore, beh, un veterinario, ma ce la sta mettendo tutta. È sparito un paio d'ore fa. Non so né come né perché. Provi a vedere se lo trovi, per favore. Difendere questo posto dalla sette. Chi avrebbe mai immaginato che la vecchia prigione sarebbe diventata un rifugio della resistenza? Comunque lo sceriffo sembra sapere ciò che fa. Ho visto Tracy, sta molto sulle sue. E Virgil, beh, è Virgil. Non mi piacciono molto i politici. Fai il possibile per aiutarli, ci sentiamo. Attenzione, quella foschia non ti fa capire più niente. Schifoso, lo mettono ovunque, lo stanno scaricando nell'acqua potabile. Quando sarà tutto finito, demoliremo la prigione e costruiremo uno stadio. Vogliono avvelenarci tutti. Beh, io glielo impedirò, campione, vedrai.
Virgil sta usando questo posto per la sua cazzo di campagna elettorale. Saresti fiero del tuo vecchio. Ho fatto indossare a tutti la sfida della tua squadra. Se vedi una donna fluttuante, è Fate. Non sediamoci sui allora. Ormai schifoso lo mettono ovunque. Lo stanno scaricando nell'acqua potabile. Lieto di vederti, vice. Cosa sai del Gaudio? E là, come vanno le cose? Novità? Non c'è modo di distinguere cosa è reale. Salve. Ti vedo in forma. Merda, come se non avessimo abbastanza problemi. Difendere questo. Ehi, vice, ce l'hai un minuto? Soldati migliori. Chiama il radio se senti qualcosa. No, non sei vero, esisti solo nella mia fantasia. Non credo che Charles dovrebbe andarsene in giro così. Era ovvio che avessero una stanza delle torture. Non mi sorprende più niente di questi stronzi. Come fanno a dormire la notte? Cristo. Comunque, sono lieta che tu l'abbia distrutta. Non doveva nemmeno esistere. Ora di mettersi al lavoro. Dammi un buon fucile. Ammazzerò qualche bastardo setterolo. Salve, cara. Come ti va la vita? Non pensavo che avremmo resistito così tanto. I semi saranno il segreto della sostenibilità con l'Apocalisse. Non cresce un cazzo senza semi. Gran bel lavoro alla prigione, vice. Non pensavo che avremmo resistito così tanto. Vedo l'ora di andare a casa a lucidare la mia arma. Il momento migliore della giornata. Tutti si arrangiano come possono. Non credo che Charles dovrebbe andarsene in giro così. Non pensavo di averlo risposto.
Pronto? Velo. Andiamoci dentro. Tiene il Widowmaker all'impianto di stoccaggio. Incontrerai un bel po' di resistenza nemica, quindi fa attenzione.
dicono che dobbiamo chinarci. Ricevuto! Mi muovo. Trovato qualcosa di utile? Okay.
veloci.
vorrà molto di più per fermarmi. Bello tornare a vedere dei segni di vita. Porca troia, non credo ai miei occhi. Devo ammettere, Vice, che vedere il camion di mio padre fa riaffiorare tanti ricordi. Stavo qui ad aspettarlo tutte le volte che tornava, così, salutandolo con la mano. Hai senza dubbio la grinta per guidarlo e soprattutto hai il cuore. Saresti piaciuto a mio padre. Se hai bisogno di usare il Widowmaker, non devi neanche chiederlo. Nel frattempo, io terrò le orecchie tese. Se sento qualcosa per cui valga la pena scomodarti, ti faccio sapere. Grazie ancora, Vice. È fantastico!